Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi argomento un po' più off topic, ma ci tenevo a portarlo, ovvero della tecnica di apprendimento che usava Richard Feynman. Perché ci tenevo a portarlo? Innanzitutto, chi è Richard Feynman? Per chi non lo conoscesse, uno dei fisici più famosi al mondo, è un premio Nobel per la fisica per aver sviluppato quella che è la teoria dell'elettrodinamica quantistica, che non importa che sappiate cos'è, comunque è una teoria molto importante nella fisica moderna. Oltre ad aver vinto un Nobel, comunque Richard Feynman era un genio vero e proprio. Era il classico bambino prodigio che nasce una volta ogni tanto, che a 12 anni risolve equazioni universitarie, calcoli differenziali e cose di questo tipo, quel genere di bambini che un po' quando vediamo una parte di noi un po' odia. E comunque, a parte questo, poi frequentò l'MIT, frequentò Princeton, dove conobbe e anzi stupì addirittura Albert Einstein durante una conferenza, durante un seminario che tenne proprio a Princeton. Quindi, insomma, questo era per farvi una panoramica generale di chi è Richard Feynman. Oltre a questo, però, lui era molto famoso anche come insegnante, perché era un rivoluzionario nell'ambito dell'istruzione. Lui era convinto che l'istruzione fosse una cosa importantissima, che non bastasse spiegare le cose, ma era importante far capire le cose. Quindi lui divenne famoso anche per le sue tecniche di insegnamento. The question of whether or not when you see something, you see only the light or you see the thing you're looking at is one of those dopey philosophical things. That an ordinary person has no difficulty with. Even the most profound philosopher, in sitting eating his dinner, has many difficulties making out that what he looks at perhaps might be only the light from the steak, but it still implies the existence of the steak, which he's able to lift by the fork to his mouth. The philosophers that were unable to make that analysis and that idea have fallen by the wayside through hunger. E tra l'altro è diventato famoso appunto anche come divulgatore scientifico, ha scritto questo libro dove spiega proprio la sua teoria dell'elettrodinamica quantistica in diverse lezioni spiegate, diciamo, ai profani, ai non addetti ai lavori. E oggi vi voglio portare la tecnica che lui usava per apprendere i concetti, per studiare. Può darsi che ne abbiate già sentito parlare perché è molto famosa, è già stata trattata da tanta altra gente, però ci tenevo a portarla perché io la studiai quando frequentavo matematica all'università e in certi contesti, per quanto sia semplice questa tecnica, perché come vedrete è molto molto semplice, mi aiutò molto nel mio studio. Allora, il primo punto è prendere un foglio bianco e scrivere il titolo del concetto che vogliamo analizzare. Supponiamo elettrodinamica quantistica. E questo è uno step preliminare, insomma, semplicemente per fare chiarezza e rendere ben chiaro che il nostro cervello si focalizzerà solo su quello. Poi, punto 2, scrivere il concetto con le parole più semplici che riusciamo a utilizzare, come se dovessimo spiegarlo ad un bambino. Questa cosa sembra stupida, in realtà è importantissima, perché io mi sono reso conto, soprattutto studiando cose come la matematica e la fisica, che richiedono uno sforzo cognitivo molto ampio, molto spesso studiamo determinati concetti, determinati teoremi, determinate formule, e poi in realtà sappiamo come applicarle, impariamo come vengono applicate, le loro applicazioni, ma non le capiamo veramente, non saremo in grado di spiegarle appunto a un bambino. Invece la capacità di saper spiegare qualcosa appunto a un bambino, o comunque non addetto ai lavori, è la cosa che testimonia che tu hai metabolizzato quel concetto, che l'hai capito. Questo vale per la matematica, come vi ho fatto questo esempio, ma in realtà vale per tutto, può valere nel marketing, può valere nel business, può valere nella psicologia, nella giurisprudenza, in qualunque cosa. Prendete un libro di diritto costituzionale, non lo so, leggete un capitolo, immaginatevi per capirlo se doveste spiegarlo a un bambino, insomma, se non a un bambino, a chi non ne capisce niente. Il secondo punto, il terzo punto invece consiste nel rileggere quello che abbiamo scritto ed evidenziare e sottolineare tutte le parti poco chiare, tutti quei punti in cui non siamo stati molto chiari nello spiegare le cose. E a questo punto dobbiamo fare un lavoro di approfondimento su queste cose, quindi andare a cercare altre fonti, andare ad approfondirlo con altri testi, altri libri, insomma, tutte le falle del nostro discorso le andiamo ad analizzare e a scavare in profondità sul loro significato. E altra cosa importante è trovare degli esempi pratici di quello che stiamo spiegando. Molto spesso capiamo le cose, ma poi non riusciamo a capirle nella realtà, non riusciamo a capire le loro implicazioni reali. Prendo sempre l'esempio della giurisprudenza, perché magari è quello che può essere capito un po' più da tutti. Però immaginatevi di prendere determinati decreti complessissimi, riusciamo a spiegarli magari anche un non addetto ai lavori, e però una cosa che ci aiuta ancora di più è trovare degli esempi concreti, capire nella realtà quando si potrebbe applicare quel determinato decreto e in che modo.
questo aiuterà tanto il cervello a metabolizzare veramente l'informazione. Quarto punto, rileggiamo tutto nuovamente e lo riscriviamo come se fosse un discorso. Questo è il senso di mettersi un po' nel ruolo dell'insegnante, e questa cosa secondo me va fatta un po' per tutto, anche quando leggiamo dei libri. Un approccio molto molto utile che aiuta tantissimo a migliorare il proprio livello di comprensione è porsi come se noi dovessimo, come se fossimo un insegnante che dovrà spiegare questo concetto a qualcuno, perché in questo modo il nostro cervello, senza che noi ce ne accorgiamo, compierà un lavoro cognitivo, un lavoro di comprensione molto più alto di quello che avrebbe compiuto se semplicemente ci approcciamo a qualcosa, a un testo, solo perché dobbiamo ripeterlo, dobbiamo impararlo. Questa era sostanzialmente la tecnica. Ovviamente non è che si può applicare in ogni cosa che impariamo nella nostra vita, altrimenti impazziremmo, perché se ogni cosa dobbiamo andare a scriverla, analizzarla, non è fattibile. Però sui concetti importanti, magari quelli più complessi che vogliamo far nostri, questa tecnica effettivamente può funzionare veramente molto bene. Un punto che mi sento di aggiungere, non per aggiungere niente a Richard Feynman, ma perché l'ho testato sulla mia esperienza nella lettura, quando io leggo un libro, una cosa che mi aiuta tanto a metabolizzarlo e a non dimenticarmelo dopo 2 settimane è di pormi nei confronti dell'autore con un occhio critico. Nel senso, molto spesso leggiamo un libro e diamo per assoluto tutto quello che leggiamo, come se fosse una verità assoluta che l'autore ci ha dato dall'alto della sua posizione. Invece, per me, un modo più positivo e più attivo di intraprendere la lettura, la comprensione dei testi, è quella di porsi con occhio critico, come se noi dovessimo in qualche modo contestare l'autore. Mettiamo in dubbio quello che leggiamo. Poi, dopo che l'abbiamo messo in dubbio con determinate magari obiezioni che possono venirci, poi possiamo, a quel punto, è come se entrassimo in un dibattito mentale con l'autore, alla fine possiamo ritrovarci d'accordo con quello che l'autore ha detto oppure in disaccordo. Però prima proviamo a metterlo in dubbio. Ovvio, anche qua non tutto, però magari i concetti, quelli più chiave, proviamo a porci nell'opposizione, come se dovessimo contestarlo. E non tanto perché dobbiamo dargli torto a tutti i costi, ma perché questa cosa ci permette di fare uno sforzo mentale di analizzare di più quello che l'autore ha detto, analizzare la controparte e trarre una conclusione. Quindi ragazzi, questa sostanzialmente era la tecnica di Richard Feynman. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, fatemi sapere se la conoscevate, se l'avete già usata, se magari può tornarvi utile, non lo so, in quello che fate. A me è tornata utile in diverse occasioni e quindi ci tenevo a portarvela. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Iscrivetevi al canale se non vi siete già iscritti, se vi va, se vi è piaciuto questo video, e ci vediamo prestissimo in un prossimo video.